Ciao, ciao a tutti. È una giornata che richiama l'attenzione per la prossima stagione invernale. Questa mattina di buon'ora sono andato sulla vetta più alta che si può raggiungere con l'automobile, che è la cima Valbona. Ho visto la neve, la bianca neve, che tutti ci auspichiamo scenda copiosa su questa nostra bella realtà turistica. Ma soprattutto sono particolarmente contento che ci sia qui il mio amico Leo Bike. È un ragazzo che io ho avuto il piacere di conoscere da un po' di anni e vi assicuro che è una persona che tiene molto a questo altipiano, che si spende per questo altipiano, che ama questo altipiano, per cui per me è una grande persona. Baffo dietro di te, beh, grazie innanzitutto dei complimenti. Dietro di te adesso inquadro alcuni quadri e anche vogliamo parlare di questo qua, della tua storia carriera sciistica, come è iniziato tutto. Ma è iniziata da piccolo, quando avevo penso 3 anni, e poi si è sviluppata negli anni, cominciando con i primi maestri che sono stati i finanzieri della caserma che c'era qui a Mezzaselva, poi con i maestri di sci di Folgaria. E quindi da lì ho vinto parecchie gare, ho vinto 2 trofei Topolini, ho vinto un campionato italiano. E innumerevoli campionati trentini, poi sono stato in squadra nazionale fino a che sono diventato istruttore. Ma più che raccontarvi la mia storia sciistica agonistica, vorrei raccontarvi un po' la mia storia professionale di istruttore nazionale. L'istruttore nazionale è colui che forma i maestri di sci. Questa professione mi ha dato talmente tanto che io non posso che ringraziare chi mi ha permesso di fare questa mia grande avventura, che mi ha concesso il beneficio e, come posso dire, una grande opportunità di conoscere tante persone, l'emozione di tanti ragazzi che venivano con le loro emozioni, con le loro passioni ai corsi per diventare maestri di sci, ma soprattutto mi ha permesso di conoscere tante località sciistiche. E facendo l'istruttore nazionale, ho avuto modo di insegnare, diciamo, da Bardonecchia a Tarvisio, dal Sud Tirolo fino al centro-sud Italia, e quindi è stata una cosa molto molto interessante. Ho avuto anche il piacere, l'onere e l'onore di essere per tanti anni esaminatore dei maestri di sci. Esaminare le altre persone è la cosa più facile e più difficile. Ma soprattutto quando ho fatto l'esaminatore, io ho cercato sempre di rispettare la sensibilità, l'emozione di chi si sottoponeva ad un giudizio così importante, che gli permetteva poi successivamente di aprirsi una carriera non solo per quanto riguarda l'attività specifica di maestro di sci, ma poteva aprirgli la strada per diventare allenatore, istruttore nazionale. E magari abbinare a questa un'attività commerciale che traeva dal fatto che era maestro di sci o allenatore o istruttore un vantaggio molto importante. E quindi grazie alla federazione, grazie alla provincia autonoma di Trento che mi hanno sempre valutato e mi hanno sempre apprezzato, e mi auguro, mi auspico che anche a Folgaria prossimamente ci sia un altro istruttore nazionale che prende il mio testimone e che porta i colori dell'Alpicimbra di Folgaria in giro per l'Italia. Baffo, com'è andata la stagione estiva 2024? Ma è stata una stagione complessa e complessivamente è stata positiva. Complessa perché abbiamo avuto una situazione meteorologica sfavorevole fino al 12 di luglio, molto favorevole dal 12 luglio fino a qualche giorno fa. E quindi nel dare e avere penso che complessivamente possiamo essere contenti. Ci sono due cose secondo me che bisogna tenere molto in considerazione. Uno è la tipologia della clientela, che un po' alla volta dobbiamo cercare di alzare la nostra tipologia di clientela, che abbiano più potere di spesa, perché se hanno più potere di spesa,
restano più utili alle attività, restando più utili alle attività probabilmente riescono ad investire e a migliorare le loro strutture. La seconda grande incognita è il personale. Il personale che si fa un po' fatica a trovarlo, anche perché purtroppo o per necessità, come un po' dappertutto, i mesi in cui possiamo dargli lavoro al personale non sono 12, ma sono 6-7 mesi nell'arco di un anno. Per cui questo è un problema da cercare di capire, di risolvere un po' fra tutti, diciamo. Certamente una delle basi è che nel momento in cui il personale si tratta nella giusta maniera, si apprezza sotto tutti gli aspetti nella giusta maniera, probabilmente si fa anche un po' più, si fa un po' meno fatica a trovare questo personale. E per quanto riguarda le iniziative sono state parecchie, sono state tante belle iniziative sia della PT sia del comune, e quindi i turisti più attenti hanno potuto apprezzare queste varie manifestazioni che sono state fatte nelle varie località dell'Alpe Cimbra, e quindi direi che possiamo essere moderatamente soddisfatti. Cosa si potrebbe fare per migliorare l'offerta turistica? Ma si potrebbero fare tante cose, ma è più facile dire che farsi. Ci sono costi, problematiche, permessi, probabilmente anche un po' la mentalità da cambiare. Non pensare che sia solo la PT o il comune che risolvono tutti i problemi, ma probabilmente ogni operatore, ogni cittadino di Fulgaria dell'Alpe Cimbra in piccolo potrebbe inventarsi qualcosa, cercare di migliorare le sue strutture. E naturalmente, per quanto riguarda il futuro dell'altipiano, penso sia indispensabile e necessario il nuovo impianto della telecabina che partirà da zona Francolini fino alla cima Somo Alto. Perché dico questo? Perché la pista dei Francolini è la pista dell'Alpe Cimbra, è la pista dei Folgaraiti, è la prima o la seconda pista che è stata utilizzata dagli sciatori, è una bella pista, è lunga, ma soprattutto potrebbe avere anche un risvolto molto importante per l'estate, per quanto riguarda il fatto di portare le persone non giovanissime in quota, e quindi poi possono scendere per innumerevoli percorsi a piedi, o naturalmente il discorso anche delle bike sia elettriche che muscolari. Naturalmente oltre alla telecabina bisognerà creare un percorso, un anello di bike park e di percorsi per le biciclette, in modo da rendere questo nuovo impianto molto funzionale anche per la stagione estiva. Certo, devo dire che ho sempre avuto un piccolo sogno nel cassetto, che sarebbe quello anche di valorizzare la montagna più alta di Fulgaria, che è il Monte Cornetto. E io la vedrei valorizzata solo in funzione, diciamo, non estiva, ma annuale, però senza pensare di proporre una zona sciistica, ma portare ai 2000 e rotti metri della terza cima del Cornetto, con un impianto semplice, la gente per ammirare il paesaggio, per andare fino al becco di Finadonna, per innumerevoli passeggiate. E un'altra cosa che io ci tengo molto, e penso che ci tengano anche tanti turisti, è la famosa ciclabile. Ormai vediamo che questa nostra località è, tra virgolette, invasa soprattutto dalle bici elettriche. E purtroppo si vedono ancora troppe persone che utilizzano la strada normale con le bici elettriche. Dovete pensare che le bici elettriche, secondo me, sono utilizzate soprattutto da una categoria di persone o sopra i 40 anni, o addirittura sopra i 50 anni. E queste persone hanno bisogno anche di un tragitto più o meno facile, ma al di fuori della strada, tenuto in ordine, per cui la auspicabile ciclabile Costa Folgaria, Folgaria Serrada, Serrada Fondo Grande Costa sarebbe veramente l'ottimale, ma non solo per collegare queste località, ma perché questo anello diventi poi base di partenza per andare verso l'Oltresommo, perché quando noi arriviamo a Maso Spizzi in un attimo si scavalca
il passo sommo si può immettere nel percorso dell'acqua e quindi collegarlo anche alla futura ciclabile che viene da Asiago. Si può pensare, quando si è a Serrada, di andare verso la cima della Martinella o a Serrada stessa. Quando si arriva a Fondo Grande, proseguire per Passo Corpo, per Stella d'Italia. Certo, la ciclabile vorrebbe dire anche fare in modo che i turisti conoscano i paesi del nostro altipiano, non solo le vette più alte, non solo i panorami mozzafiato, ma anche i paesi, le località, quindi le attività, la gente e quello che facciamo in queste nostre località. Certo, la ciclabile deve essere, come d'inverno abbiamo bisogno del campo scuola e della pista facile, anche d'estate abbiamo bisogno di un percorso adatto a tutti, dai bambini ai nonni, per poi partire per la grande avventura, per conquistare o per andare nelle nostre belle piste ciclabili, tipo la 100 km dei Forti e quant'altro, quindi per ammirare tutto il nostro bellissimo altipiano, bello dall'Oltresomo fino alla Valle del Rospac, bello dalla Valle del Rospac fino a Serrada, Martinella, Passo Cue, Fondo Grande, eccetera. Cosa ne pensi, Baffo, domando anche te, di questa nuova gestione della raccolta differenziata? Beh, naturalmente è stato tutte le cose che cambiano, che erano sempre un po' discombussualmente, anche per me. E sono andato alla prima riunione con tanti dubbi, con tante perplessità. E ci hanno spiegato, ho cercato di capire, ma soprattutto ho capito mia moglie, perché appena si è istituito questo discorso di nuova raccolta differenziata, mia moglie per 2 giorni non stava in sé e mi ha detto: guarda che devi fare così, guarda che devi fare colà, eccetera. Allora io dico: se l'Alpe Cimbra è un polmone verde ed è un posto salubre per la gente, dobbiamo pensare anche noi di fare la nostra parte, per cui differenziare le cose è una cosa molto importante per l'ambiente, per il mondo di oggi, ma soprattutto per dare un senso ai nostri turisti di essere ordinati, puliti e precisi. E quindi inizialmente abbiamo fatto fatica, ma vedo che un po' alla volta ci si abitua. Naturalmente è chiaro che ci sono delle modifiche da fare, per dire, sul discorso dei residence, lì probabilmente dovranno fare un sistema di piccole isole ecologiche, in modo che la gente metta la plastica e quello che è in un unico punto. Però adesso, senza andare nello specifico, io ritengo che è un sacrificio per noi, però è un biglietto da visita anche verso i nostri turisti, perché gli diciamo apertamente che noi cerchiamo di curare l'ambiente, il bene dell'ambiente, e il bene dell'ambiente è anche differenziare i nostri rifiuti. Certo, poi la nostra provincia deve fare la sua parte, perché non è possibile che noi portiamo i residui a Innsbruck, a Mantova o a Bolzano. Dovrà avere il coraggio di fare un inceneritore, cioè, per meglio dire, un termovalorizzatore, come ci sono in tutte le città moderne. Una cosa invece mi è piaciuta molto è il discorso delle passeggiate. Finalmente, dopo tanti e tanti anni, i turisti non chiedono più: scusi, ma per andare in Martinella dove devo andare? Scusi, per andare alla Stella d'Italia? Scusi, per andare a Passo Coe? C'è una bella segnaletica. Questa è stata molto apprezzata dai turisti e questo è un piccolo, importante cosa che noi abbiamo dato al turista. Ci sono tante altre cose da mettere a posto, i piazzali di assestamento delle autovetture per quanto riguarda i piazzali invernali, che potrebbero diventare un patrimonio incredibile per l'estate, un po' più di disponibilità a risolvere le piccole cose che ci sono sul nostro altipiano, tipo se va rotto un palo della luce, se c'è una buca. Sono piccole cose che però al cittadino comune sono molto importanti, per cui un po' più di cura dell'ambiente e rende questo nostro Alpe Cimbra una perla incantata di tutto il contesto turistico delle Alpi e delle Dolomiti. Certo, siamo stati troppo fortunati a farci nascere in questo posto,
che noi vogliamo, lo vogliamo sempre più bello, che lo onoriamo, e quindi i nostri suggerimenti sono sempre propositivi, perché vivere sull'Alpe Cimbra è una fortuna inimmaginabile. Quindi io vi auguro a tutti tanta salute, felicità, e volete bene a questa Alpe Cimbra, lo merita. Grazie.